Lei ama l'opera lirica? Moltissimo. Per me il violino in tantissimi pezzi ha una parte quasi di prima donna, di soprano, di contralto, dipende dal timbro dello strumento. Per esempio Stradivari è più vicino al timbro di soprano lirico, Guarnieri è vicino al baritono. Ogni strumento ha una sua caratteristica, però è sempre vicino alla voce umana, alla voce lirica. Adoro l'opera lirica, adoro Verdi, le mie opere, ho sempre amato di Verdi, sono Rigoletto, Traviata, Otello, poi amo Carmen di Bizet, poi naturalmente tutto il bel canto italiano, da Bellini a Donizetti, e la cantante che io ho sempre adorato, che mi ispira più anche nelle esecuzioni che faccio io, è la Callas. Lia Callas credo che sia la cantante più completa e l'artista più completa che ha avuto l'opera. E lei ne trova anche ispirazione? Trova... Assolutamente sì, perché il fraseggio del canto è molto simile al fraseggio dello strumento a corde. Quando sento Bellini, Verdi, Donizetti cantato da Maria Callas, ne trago ispirazione per il fraseggio del violino, quando devo fare Paganini o un autore italiano. Del resto la voce umana è lo strumento più perfetto e più straordinario esistente. Gli strumenti a corda si avvicinano alla voce umana, possono assomigliare alla voce umana, però la voce umana è sempre lo strumento più perfetto. E credo che poi la forma più bella di musica è il coro. Per me i cori sono assolutamente straordinari. Lei pensa che un ragazzo ami la musica cosiddetta colta perché fa parte del suo DNA, oppure potrebbe imparare ad amarla chiunque? Ma guardi, nessuno ama quello che non conosce. In Italia c'è purtroppo una carenza di informazione sulla musica classica e c'è una carenza di educazione musicale nelle scuole. Io faccio un festival di musica classica a Roma, rassegna per i giovani. E vedo che i giovani dopo 2, 3, 4 concerti cominciano a frequentarla assiduamente. Si tratta di un'abitudine, di una cultura, di un'abitudine mentale, una disposizione ad ascoltare. Naturalmente i giovani amano la musica leggera, amano la musica pop, amano rock, perché conoscono soltanto questo. Allora, per me deve esistere una par condicio di informazione. E quindi un mezzo, i media, anche come... la televisione, la radio dovrebbero fare sentire dei concerti a non a ore notturne, alle 3 del mattino, ma fare sentire anche in seconda serata. Non pretendiamo la prima serata, ma comunque delle opere di Verdi in seconda serata sarebbero molto molto importanti. Una spiegazione, il pubblico si avvicina di più e capisce molto meglio che se suonare la musica così senza nessuna preparazione, siccome c'è una mancanza di preparazione, ahimè, in questi anni non è stato coltivato la musica per niente, allora è necessario spiegare, come farò anche questa sera. Stasera dirò due parole prima di Mozart e prima dell'altro pezzo. Ho iniziato giovanissimo e poi io penso che i giovani sono il futuro della musica. Se entro qualche anno i giovani non saranno informati, vede, c'è un'enorme inconsapevolezza e ignoranza in fatto di musica in Italia. E se i giovani non vengono educati, tra 10 anni non avremo più pubblico. Questo è un dato di fatto. Anche non si può fare di ogni erba un fascio, ci sono insegnanti molto bravi, altri mediocri. Certo, se ci fossero meno conservatori e più orchestre, in Italia abbondano i conservatori e le orchestre si riducono sempre di più. In Italia abbiamo forse 18-20 orchestre sinfoniche, mentre in Germania ne hanno 150. Allora si rischia che dopo il diploma di conservatorio i giovani siano senza lavoro per mancanza di orchestra. Una delle peggiori cose che sono successe è quando hanno
chiuso le orchestre della RAI, ne hanno chiuse 3 su 4, ed è una vergogna che un paese di 60 milioni di abitanti non abbia le risorse economiche sufficienti per mantenere 4 orchestre, quando in Germania ne hanno 150. Capisci? Capisco. Divario di attenzione alla cultura musicale in Italia, che è quasi zero. Comunque non bisogna essere pessimisti, bisogna rimboccarsi le maniche, come faccio come fanno altri miei colleghi. Lei. Bisogna fare qualcosa per veramente per seminare, anche se non raccoglieremo i frutti della semina subito, io credo che ogni semina dà i frutti dopo qualche tempo. La sensazione di noi appassionati di musica in Italia è che ci sia da parte di chi gestisce il potere, fra virgolette, che ci sia ingratitudine verso chi ha talento come lei e lo potrebbe mettere a disposizione. Ma più che ingratitudine, diciamo indifferenza forse, indifferenza e poca attenzione, ma non per me. Io sono un musicista come tanti, che però si battono perché questa meravigliosa miniera, che così ricca di compositori, di talenti, di sotterrata, che potrebbe dare gioia a milioni di giovani, venga completamente disconosciuta e poco frequentata. E lei ha iniziato a 7 anni, leggo, sì. E a 12 anni la critica diceva che Ughi deve considerarsi un artista tecnicamente maturo. A distanza di tempo, ma guarda, un giudizio... Io penso che la maturità non si raggiunge assolutamente mai, e ogni giorno che si studia una cosa bisogna rimettere tutto in discussione, e il fatto di saper suonare va sempre coltivato. Paganini diceva: se sto un giorno senza studiare me ne accorgo io, se sto 2 giorni se ne accorgono gli altri. La maturità è una chimera, una cosa impossibile da raggiungere. Lei è stato un enfant prodige? Diciamo, sono stato precoce. Un bambino precoce. Si attribuisce l'enfant prodige facilmente appena dei ragazzi suonano. In Giappone ci sono migliaia di ragazzi che suonano senza essere un fan prodigio, suonano benissimo. Lei ha avuto un'infanzia quindi tranquilla, infanzia, serena. Un'infanzia molto ricca. E... Se lei dovesse dare un consiglio a un genitore che ha un bambino precoce. Non esiste un consiglio in generale, ognuno deve regolarsi da sé e ognuno deve seguire una propria strada, ognuno deve regolarsi secondo la propria personalità. Lei è un uomo sempre attento anche alla vita politica del nostro paese, perché non si candida come ministro alla cultura? No, io mi auguro che il ministro della cultura mi dia qualche incarico che io potrei svolgere, ma non naturalmente non un incarico politico, un incarico culturale, che potrei, credo di poterlo svolgere nel migliore di modi, ce la metterei tutta. Ce lo auguriamo. Grazie. Grazie maestro, grazie veramente, grazie.